c'entra niente certamente con quello che è successo, entra nei giochi per la parte amministrativa, come sempre succede nelle organizzazioni delle manifestazioni di Bibione. All'indomani del blitz dell'antimafia e delle fiamme gialle triestine contro la camorra Bibione, che ha portato a 9 arresti, tra cui il presidente di Ascom Bibione ed ex vice sindaco di San Michele al Tagliamento Giuseppe Morsanuto, il primo cittadino chiarisce la posizione del comune nella vicenda, soprattutto in merito all'organizzazione di eventi e sagre dove la camorra ha messo le mani. Una manifestazione a Bibione nasce come questa fiera di interesse locale se l'amministrazione ritiene di darne il patrocinio. Mi pareva che era una manifestazione che poteva, a detta di tutta la giunta naturalmente, una manifestazione che poteva dare un po' di vigore a quella zona che oggettivamente era molto poco frequentata dai nostri turisti, soprattutto la sera era praticamente vuota, così come Lido dei Pini, così come Pineda. Abbiamo ritenuto di accogliere questa istanza di questa associazione Pro Lido del Sole per cercare di ravvivare un po' la vacanza dei nostri ospiti. E sull'arresto di Morsanuto il sindaco commenta. Dispiaciuti ovviamente e anche sconcertati, perché voglio dire, un conto è gestire le beghette ogni volta, no, tra le associazioni o gli espositori, ma se mi trasferisco all'Una Park altre cose, o se mi trasferisco all'ambulantato o in spiaggia, eccetera. Un conto è avere sentore di una cosa di questo genere, cosa che non era assolutamente nei nostri pensieri. Presente anche l'assessore al commercio, che è intercettata telefonicamente dopo essere stata avvicinata dal capo degli ambulanti campani che voleva comandare sulle sagre, si era sfogata col comandante della polizia locale dicendo: qui non siamo mica a Scampia. Ho ricevuto questa telefonata dopo essere stata fermata da un altro soggetto al mercato, ho ricevuto questa chiamata da un numero che non conoscevo, ho risposto, dove mi è stato detto che il giovedì prima, nonostante la nostra delibera, erano presenti degli operatori del commercio. E io ho detto che avrei riferito al comandante della polizia locale, ma poi la discussione insomma era un po' degenerata, perché comunque si erano arrabbiati, si era arrabbiato, mi diceva: ma se lei non è capace parliamo con il sindaco. Io a quel punto devo aver detto: va bene, puoi parlare anche con San Pietro. Le cose ormai sono state fatte così, però prendo atto della sua segnalazione.